Salve a tutti e ben ritrovati. Passato il maltempo del fine settimana che sta portando gli ultimi fenomeni sul Salento, la nuova settimana vedrà in arrivo aria fredda proveniente dal nord Europa che avrà principalmente come obiettivo i Balcani, ma raggiungerà marginalmente anche la nostra regione, portando un drastico calo delle temperature e anche un po' di instabilità. Questa instabilità porterà anche nevicate a quote molto basse, fin quasi verso le zone pianeggianti. Vediamo quando e dove con l'aiuto della grafica. Infatti, nella giornata di oggi avremo gli ultimi fenomeni sul Salento, il rapido miglioramento, cielo che si presenterà infatti parzialmente nuvoloso ovunque, ma attenzione perché nel pomeriggio e in serata arriverà un altro peggioramento che colpirà principalmente la Puglia centrale e meridionale, con piogge anche insistenti, meno frequenti e più deboli invece i fenomeni sul Foggiano. Ventilazione ancora moderata dai quadranti nord-occidentali, calo delle temperature a partire dalle ore serali è un preludio che nella giornata di domani vedrà poi concretizzarsi al mattino di piogge che interesseranno ancora il Salento ed il Brindisino, ma l'arrivo anche delle prime fioccate che interesseranno proprio tra mattino e pomeriggio il Gargano ed il Subappennino d'Auno ad una quota intorno ai 400 metri. Il freddo si farà sentire ovunque con le temperature che, come vedete, saranno in diminuzione ovunque. Faremo difficoltà in molte zone della Puglia a superare i 10 gradi centigradi. Nel corso delle ore serali e notturne avremo variabilità con alternanza di nubi e schiarite ovunque, ma attenzione a qualche possibile ulteriore fioccata che interesserà il Gargano e il Subappennino d'Auno a quote molto basse, fin verso i 200-300 metri, e le fioccate faranno la loro comparsa anche sull'altopiano delle Murge, in particolar modo sull'entroterra barese, dove appunto avremo una quota neve intorno ai 300-400 metri, alternanza di nubi schiarite e qualche piovasco sulla costa brindisina. Temperature in ulteriore diminuzione e vento a tratti forte dai quadranti settentrionali. Nella giornata di mercoledì 27 gennaio, nelle primissime ore del giorno, tra la notte proprio di martedì e mercoledì, avremo anche la possibilità di qualche fioccata sul tavoliere delle Puglie, ma in realtà i fenomeni più importanti si concentreranno altrove. Infatti, al mattino di mercoledì avremo ancora fioccate sul Subappennino d'Auno e sul Gargano intorno ai 200 metri e altre nevicate interesseranno l'altopiano delle Murge e le zone dell'entroterra tra il Barese e il Brindisino a quote molto basse, intorno ai 200-300 metri. Avremo comunque dei fenomeni che saranno deboli e non continuativi, quindi si tratterà di fioccate coreografiche. Sul resto della regione avremo molte nubi sulla costa adriatica, più aperture invece su quella ionica. Temperature anche mercoledì molto fredde, andremo anche al di sotto dello zero sulle zone montuose e collinari, intorno allo zero sulle zone interne pianeggianti. Nel corso delle ore pomeridiane avremo gli ultimi piovaschi che interesseranno il Salento, quota neve in rapido aumento, infatti in questa zona non sono previste fioccate, per il resto invece le schiarite si faranno avanti sul Foggiano ed il Barese. Ventilazione ancora moderata dai quadranti settentrionali. Chiudiamo infine con giovedì 28 gennaio, avremo un nuovo cambio nel quadro meteorologico regionale, venti che si disporranno dai quadranti occidentali, preludio di un nuovo peggioramento che probabilmente ci interesserà la prossima settimana nel weekend, aumento delle nubi ovunque ma basse possibilità di piogge. Nella giornata di giovedì va segnalato un rapido aumento delle temperature nei valori massimi che torneranno a superare i 10 gradi ovunque con picchi fino a 13-15 gradi. Le minime però al mattino saranno ancora molto fredde. Per tutti i dettagli, come sempre, vi aspetto venerdì. Guardate il nostro video e ricordate anche di iscrivervi al canale di RN News. Buon inizio di settimana!